Mauro Rossetto, buongiorno, buongiorno, ciao, bentornato dinanzi agli schermi di Venin TV. So che vedo che state spilluccando qualcosina alla fine, sì, proprio le ultime ore della fiera, com'è andata? Beh, direi abbastanza bene, i contatti ci sono stati, l'affluenza è stata buona, siamo soddisfatti. Replichiamo fra due anni? Penso di sì, penso proprio di sì. E allora, intanto diciamo che cosa sei venuto a presentare in questa... Due novità, allora ti faccio vedere. Facciamole vedere, facciamole... vediamo se il cameraman riesce a trovare spazio per seguirci. Allora, eccoci qua, queste sono le novità che abbiamo portato, la confezione da un chilo in un sacchetto nuovissimo, in carta plastificata con la plastica, praticamente questo sacchettino qua che è riciclabile nella carta. È un brevetto italiano e che può essere è stato molto apprezzato nel mercato francese. Perché la plastificazione? Perché la plastificazione rende più resistente il sacchetto rispetto al sacchetto di carta. E non entra l'umidità. Quindi ha una doppia barriera, una barriera più resistente e assolutamente più barriera contro l'umidità. E la seconda novità? La seconda è il kit OCS per il mercato che è già in Italia, già lavora molto bene. Questo sacchetto qua è un sacchetto con bicchierini, palettine e zucchero per il mercato degli OCS. Quindi in Italia lo vogliamo molto, in Francia lo stiamo facendo vedere adesso. Ed è da 50 pezzi? Da 50, 100-150. E può essere completamente personalizzato, infatti abbiamo qua anche, scusami, delle confezioni tipo queste e tipo queste. Mostriamole, facciamole vedere. Da 50, da 100. Che possono essere personalizzate completamente e abbiamo poi tutta una serie di altri prodotti che vengono possiamo personalizzare bicchierini, palettine, zucchero, sacchetto completamente. Mauro, voi siete specializzati nella produzione di zucchero, sì, in più formati, sì. Vogliamo fare un riepilogo di quelli che sono i formati attualmente fornibili dalla vostra azienda? Sì. Guarda, se posso prendo solo il catalogo, certo, ti faccio vedere. Certo. Allora facciamo prendere il catalogo. È tutto improvvisato, amici, perché appunto abbiamo proprio fatto un agguato. Abbiamo visto che bevevano prosecco. Al prosecco, insomma, c'è il richiamo della foresta. Sì, direi di sì. Vedi, queste sono le bustine che noi facciamo, le bustine tradizionali che noi facciamo. Poi lavoriamo sulle bustine più piccoline, dove siamo leader sicuramente sul mercato francese, con tutti i più grandi clienti da... Fourier, Richard e altri che noi serviamo, Illy, senza. Queste sono tutte le bustine che noi facciamo per il mercato, soprattutto questo formato qua per il mercato francese. E qua noi abbiamo 40 macchine di confezionamento e serviamo sia nelle confezioni sfuse sia in kit. E poi lavoriamo anche con le bustine tradizionali, chiaramente queste sono quelle di Fourier, le stick normali per le compagnie di aviazione e tutto quanto. Questo per quanto riguarda le bustine. E poi abbiamo tutto il mondo dei pacchi, quindi nei tre formati, carta, plastica e plastificato adesso, dove facciamo veramente un grande lavoro. E questo è per quanto riguarda solo il canale vendita. Poi abbiamo anche il canale Oreca in Italia, abbiamo il canale Consumer, produciamo le private label per quasi tutte le grandi catene, anche francesi, quindi Auchan, Carrefour, Coop, Esselunga e tantissime altre catene. E oltre che bakery, quindi pasticcerie e gelaterie, tutti i prodotti specializzati per l'industria, dalla cisterna al sacco da 25 kg. Ecco, tanta roba, amici, insomma, hai avuto il tuo da fare. Io sono passato qui davanti 7-8 volte nell'arco di questi 2-3 giorni e mi sono reso conto che eri sempre pieno, eri sempre con delle persone, altre che attendevano, altre che guardavano ed erano in attesa ancora di avere informazioni. Questo
questa è la dimostrazione di un senso di professionalità e dedizione al mestiere veramente molto molto importante. Bravo, bravo. È l'azienda Pero che dopo 127 anni che è sul mercato, quella che vedete lì a fianco, quella signorina là, che adesso non si fa vedere, comunque è praticamente la quinta generazione, e adesso ne ho una già in azienda che è Beatrice, o Francesca, che spero di portarla con noi abbastanza presto. Facciamola vedere, eccola qui, la timidissima, torna da noi. Quindi spero di portarla con noi in azienda, lei studia qua in Francia e quindi abbiamo volontà di portare avanti tutto il progetto, di dare continuità a questa azienda secolare. E noi ne daremo informazione. Amici, questo signore qui ora vi saluta e vi dà appuntamento a Venditalia 2018, prima ancora che avvenne in Parigi 2019. Certamente. E allora saluta pure gli amici di VenditTV. Allora, un saluto a tutti gli amici di VenditTV e spero di avervi come nostri fornitori, clienti, prestissimo. Io nel frattempo lascio te a fare gli ultimi festeggiamenti e corro. Non posso purtroppo in questo momento per lavoro, perché soprattutto devo badare a documentare ancora altre novità non ancora presentate qui a Venin Paris 2017. Io proseguo, tu invece continua insieme agli amici che sono qui alla mia destra per i festeggiamenti di fine fiera. Com'è andata? Benissimo? Bene, sì, benissimo? Benissimo. Bene, siamo contenti. Bene. E io ancora più di te, perché quando vedo che c'è business c'è un'evoluzione anche nel settore. Continua, io continuo con voi.